del polline, che le api raccolgono da fiori e lo trasportano appallottandolo dietro le zampette posteriori. Il polline viene raccolto nelle cellette come scorta di cibo, molto proteico. L'apicoltore può raccoglierle attraverso una piccola trappola che è posizionata davanti all'arnia, ma lo può fare poche volte durante l'anno, perché il polline è una scorta, è cibo per la vita delle api. E il polline ha anche colori diversi, può essere rosso, giallo, viola, marrone, anche nero, dipende da quale fiore è stato raccolto. Parliamo del prodotto principale delle api, il miele, che è consumato dall'uomo fin dalla notte dei tempi. Gli uomini primitivi raccoglievano il miele dagli alveari selvatici. Oggi è tutto un po' più facile. Ma cos'è il miele? È un prodotto alimentare che le api domestiche producono partendo dal nettare dei fiori o dalle secrezioni di parti vive delle piante, attraverso la combinazione con sostanze che esse producono. Già qui troviamo la prima sorpresa: le api producono miele non solo con il nettare ma anche con la linfa, e si chiama melata. Il miele prodotto dal nettare invece può essere di diversi tipi a seconda del fiore o dei fiori che vengono bottinati dalle api. Hai mai notato quanti sono diversi i vari tipi di miele? Esistono chiari, scuri, liquidi, cremosi, molto dolci, anche amarognoli. Insomma, ce n'è un po' per tutti i gusti.